Vale. Prego. Buonasera, complimenti per la prestazione. Per un difensore fare gol è sempre un po' difficile, però lo sa da tanto che hai fatto un di me come hai fatto gol. Beh sì, di base è la stessa cosa fondamentalmente, quindi diciamo che in quel momento lì è stato importante mantenerlo 0-0 e poi dare lo slancio per andare sull'1-0, poi peccato l'episodio del rigore, però no, sicuramente è stato importante ed è la soddisfazione pare quella di un gol sicuramente. Ecco, sull'episodio del rigore, dal campo in aria, che sensazione avete avuto? Ma la sensazione dal campo è stata quella che ci ha detto anche l'arbitro, nel senso che il fallo fosse prima di Borrelli, poi Arrigoni io adesso l'ho rivisto, immagine molto dubbia, l'arbitro dal campo era sicuro del fatto che il fallo fosse stato prima di Borrelli e poi fosse arrivato il contatto di Arrigoni, invece dal VAR probabilmente hanno visto altro e accettiamo la scelta, tanto non si può tornare indietro e credo che sia un rigore dubbio, ma purtroppo se ne vedono tanti ultimamente, anche ieri sera ce n'è stato un altro a Genova, dubbio, però tanto non ci si può fare niente, noi accettiamo quello che è stato, accettiamo il verdetto del campo, consapevoli del fatto che secondo me la strada intrapresa è quella giusta e dobbiamo continuare a lavorare su quello che stiamo facendo noi senza pensare agli arbitri e al VAR. Prima in vista si è portato un insoddisfatto della fase difensiva, anche della difesa 3, una difesa che è nuova per due terzi di fatto, no? Che offre un ruolo che non ha mai giocato, tu sei appena arrivato, come vi trovate insieme, che tipo di difesa? No, beh, bene, poi sicuramente il fatto che ci sia Andrea Masiello, un giocatore d'esperienza, io comunque ormai sono diciamo più verso l'esperienza che altro, quindi ci troviamo bene, sicuramente sono da rodare piccoli meccanismi che però secondo me quello solo le partite potranno far sì che questa cosa diventi più rodata. Kofler è un ottimo ragazzo, giovane, concentrato, secondo me ha ampi margini di miglioramento soprattutto quando ha la palla, però devo dire che stiamo lavorando bene, poi adesso sicuramente i risultati aiutano a lavorare bene. Però la sensazione dal campo oggi era quella che il gol forse non ci avrebbero mai fatto se non fosse arrivato il rigore. Personalmente era quella la sensazione del campo. Prego. Ti sei arrivato da poco, però ti sei subito calato attivamente nella realtà nostra. Come erano queste prime settimane? Bene, no, bene, a parte trovare casa che è impossibile a Bolzano e il resto è tutto bene. No, devo dire che a parte gli scherzi io arrivo da realtà, ho giocato 5 anni a Cittadella, poi negli ultimi 5 anni sono stato tra Monza e Como, Cittadella è una realtà familiare, diciamo, può essere simile al Sud, però il Sud Tirol devo dire che mi sono trovato immediatamente bene, il centro sportivo è fantastico, i campi allenamento sono ottimi, no, devo dire che c'è una struttura importante alle spalle che ci consente di lavorare bene e mi sto trovando molto bene, ecco, adesso dovrei aver finalmente trovato casa, quindi porterò su mia moglie e mia figlia e inizio a vivere tranquillo a Bolzano e quindi da lì spero di integrarmi ancora meglio. Ecco. Fisicamente come stai? Perché poi nella prima parte di stagione non hai giocato tantissimo. Non ho giocato mai. Però non si vede. Un tantissimo, un complimento. Non si vede che erano le prime partite ufficiali, no? Beh, ma ormai diciamo che, come dicevo prima, un po' di esperienza c'è, quindi so gestirmi in determinate situazioni, però fisicamente in realtà sto bene, mi sono sempre allenato, poi le varie vicissitudini che sono state a Como non devo essere io a dire niente, io ero a disposizione sempre e hanno fatto altre scelte, io mi sono sempre allenato sapendo che a gennaio sarebbe arrivata un'opportunità e volevo essere pronto da subito per coglierla. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci.